cambia la veste grafica ma non la formula. Fano en plein air. Con lo slogan Vivi la tua estate all'aperto, il comune di Fano ha presentato il programma degli eventi estivi. Tra conferme e novità, con la parte esperienziale, a causa della pandemia cambieranno le modalità di svolgimento, ma l'obiettivo, ha affermato il primo cittadino, è quello di dare un segnale di ripresa e uno strumento a favore degli operatori che hanno sofferto la crisi economica e sanitaria. Da Passaggi Festival a giugno, al Fano Jazz e al Palio delle Contrade a luglio, dal Carnevale chiamato Estatico ad agosto fino al Brodetto Fest a settembre. Sono decine le manifestazioni in programma, le quali andranno ad aggiungersi altre iniziative di promozione della città. Il calendario completo verrà presentato poi il prossimo mese. Non compare al momento la Fano dei Cesari, ma l'assessore Lucarelli assicura: stiamo pensando ad alcune attività dedicate al tema. Soddisfatto dell'anteprima il sindaco Massimo Seri. E anche in un momento difficile come questo non vedo in giro città che hanno già presentato il programma degli eventi di promozione per l'estate. Noi lo abbiamo fatto, siamo pronti, stiamo già promuovendo la città, ci siamo assunti degli impegni determinati, però siamo pronti per quest'estate dove pensiamo che tanta gente verrà per poter fare tante cose in sicurezza, garantendo anche le condizioni di questo periodo. Nel manifesto che vuole rendere omaggio al trentennale della Fano città delle bambine e dei bambini compare anche la nuova parte dedicata alla Fano da vivere, studiata grazie agli input suggeriti dall'esperto Joseph Eyark. La nostra città è sicura ed è la destinazione giusta, ha dichiarato Lucarelli, e dobbiamo puntare sulla promozione per far ripartire l'economia. L'assessore poi ha descritto il nuovo manifesto d'autore realizzato dalla fanese Rebecca Lisotta, già illustratrice del film d'animazione La Gabbianella e il Gatto. Una grafica molto bella che rappresenta questi bambini che sono all'interno della storia della nostra città, che portano nei capelli proprio il blu del mare e il verde delle nostre colline, che sono anche le caratteristiche che emergono dal nostro piano. La realtà è che vogliamo ancora investire nella cultura, ma con la cultura creare veramente un volano economico. Una vera novità data dal programma sono le esperienze. Sappiamo che le attività esperienziali oggi funzionano tanto, quindi ci sarà una lista di vere e proprie esperienze per toccare con mano le caratteristiche della nostra città, dalla visita alle nostre realtà archeologiche, ai nostri siti archeologici, alla possibilità di andare a degustare vino, oppure degustare il brodetto, oppure lanciarci col paracadute, o vivere ad esempio con una barca a vela le bellezze del nostro mare. Quindi una serie di esperienze semplicemente prenotabili e pronte che ci danno un carattere in più. Quindi vogliamo essere innovativi anche in questo.